Secondo me sarebbe più credibile, le cose dette da Giorgia Meloni, dalla Presidente del Consiglio, sono sensate, però c'è un però, grosso come una casa. Perché l'Italia si è astenuta nel momento in cui c'era da indicare con forza di nuovo la strada della fine delle azioni illegali sui territori che noi chiamiamo, non chiamiamo più territori occupati, ma uno è il campo di battaglia terribile appena descritto da Natali Tocci, Gaza, e l'altro è la Cisgiordania, West Bank, terra del divoramento della terra e delle vite dei palestinesi senza nessun freno e contro tutti i principi del diritto internazionale. Cioè, per Questa è una intenderci, cosa Tarquinio, drammatica, se no? Quindi o dipendesse da l'Italia lei, non si astiene ti posso chiedere se partito dipendesse, oppure questo è tartufesco. se dipendesse da lei, ad esempio, fosse al governo, lei ritirerebbe, ad esempio, qualcuno lo ha ipotizzato, l'ambasciatore italiano in Israele, Da, lei lo ritirerebbe come qualche. David, da, da, Davide Parenzo, ci conosciamo da tanti anni e ci diamo del lei adesso, Prego, no. sa che io non sono per rompere mai le relazioni diplomatiche con nessuno. Non si ritirano gli ambasciatori, si rafforzano le azioni politico-diplomatiche, non si districano i sistemi. Si fanno degli embargo mirati sulle armi, definitiva. Non solo dicendo che da una certa data non si forniscono più componenti militari, ma agendo anche sui contratti precedenti, si impedisce che le guerre vengano alimentate, non si ritirano gli ambasciatori, si fanno le azioni che fermano l'ingiustizia e la morte. Questo si fa, questa è alta politica. Allora, Lo dico da vediamo. tempo, poi si dice che è Sì. utopia, no, questo è realismo, che va a incidere sui meccanismi con cui si costruiscono ancora oggi alleanze che sostengono guerre che sono, posso dirlo, quello di Hamas, lo ripeto, è stato un crimine contro l'umanità, contro gli israeliani, con modalità naziste della caccia all'ebreo casa per casa. Quello che sta accadendo a Gaza è una rappresaglia che è un crimine contro l'umanità, evidente sotto gli occhi di tutti. E Sentiamolo, accade l'ambasciatore. anche in Cisgiordania. Voglio sentire tutti gli altri ospiti, sentiamo prima.